Ciao amici di avventura! Oggi sono qui a parlarvi di un argomento che mi riguarda personalmente. È una domanda che a me sta particolarmente sul cazzo, che è: perché non ti tagli i capelli? La mia risposta è sempre stata, internamente, nel mio cuore, perché non ti fai cazzi tua? A volte mi capita di rispondere così, semplicemente: Fabio, ma perché non ti tagli questi capelli? Non lo so, cioè, mi piacciono. Ma sei sicuro? Poi ci sono delle volte in cui sono arrabbiato. Senti papà, perché ti tagli sti capelli? No, ti fai un bel taglio rasato di qua, un bel ciuffo, come stanno tutti, no? Come sono tutti belli, puliti, cioè perché tu non ti fai un taglio così? Perché? No, perché fammi, secondo te io sto meglio? Ah, secondo te io sto meglio? Cioè se io adesso prendo e mi raso i capelli a zero, no? Secondo te se io adesso mi metto così, no? Me li raso tutti di qua, come dici tu, come cazzo vuoi tu, no? Me li taglio di così, sto meglio? Sto meglio, dico io sto meglio! Secondo me stai meglio se vedi uno psicologo, Ti vedo un tantino stressato. Poi ci sono quei tipi di persone che pensano di essere i fashion stylist del mondo, perché arrivano da te e vengono e ti fanno: Fabio, senti, ma perché non ti tagli i capelli? Cioè, no, aspetta che posso arcane e ti faccio vedere. Allora, secondo me tu staresti bene così, no? Cioè, se io ci metto un po' di così, aspetta, Cioè, vedi, già stai meglio così. Se poi te la aggiusti, io non dico a tagliarti, ma a me la giusta. Cioè, ti faccio vedere. Se noi mettiamo così, oppure li tagli un po' qua, no? E sembri tutta un'altra persona. Cioè, secondo me sarebbe un tocco di lasse. Cioè, guardati adesso, dico. Un'altra cosa. La domanda che viene di fare a me, a queste persone che fanno la domanda a me. Però questo è l'italiano che si incrocia, capite? E allora io vi chiedo: perché non ti tagli questi capelli? La risposta mi sorge abbastanza spontanea, no? Perché tu hai indossato questa maglia, no? E non un'altra. Perché quando entri in un negozio c'è una varietà di scelta? Perché ci sono vari gusti di gelato? Perché un bambino decide di bere il latte e non la cacca? Questione di gusti, cara, gusti. Oppure perché semplicemente ti va di mettere quella cosa, ti va di fare quella cosa così. No, in questo mondo deve esserci tutto sempre una spiegazione. Allora sai che ti dico? Io non ci sto. Secondo me gli è morto il barbiere di fiducia. So penso pure io. Adesso io lo so, i miei capelli non saranno bellissimi. Cioè, ma perché dovrei tagliarmeli? È la vera domanda.